Dopo lo tsunami sanitario causato dal Covid, le RSA chiedono garanzie, professionalità e fondi per ripartire. Un'EBA, associazione che gestisce oltre 400 residenze per anziani in Lombardia, ha messo nero su bianco le richieste avanzate alla Regione. Un piano aziendale di secondo livello, medici ospedalieri nelle RSA e un fondo per sostenere la ripresa economica delle strutture. Ora attende fiduciosa la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che potrebbe dettare le linee guida per la gestione di future emergenze sanitarie. Noi chiediamo in questo momento l'ospedale all'interno delle sue professionalità venga incontro al settore sociosanitario, che voglio ricordare non sono solo gli anziani, ma sono anche i disabili e i minori. Ci sono disabili che vivono ancora in comunità o che vivono a casa in attesa di entrare in comunità, e ci sono minori, soprattutto nell'ambito dei minori non accompagnati, quelli allontanati dal provvedimento del Tribunale, che vivono chiusi da circa 4 mesi nelle comunità. E questa triplice fascia di utenza deve essere aiutata dall'ambito ospedaliero con delle consulenze specialistiche. Questi sono dei punti fondamentali all'interno di un piano di gestione. Come lei ben sa, il governo ha demandato alle regioni la fase 2 con la stesura di piani territoriali per l'apertura del settore sanitario, e la Regione Lombardia ha già legiferato, e del settore sociosanitario, quello per il quale stiamo in questi giorni approfondendo i vari punti. Dopodiché le strutture dovranno redigere un piano aziendale, e noi chiediamo, questo è il punto vero, noi chiediamo che sia un piano aziendale che sia di secondo livello rispetto a un piano territoriale regionale redatto e steso dalle regioni con le sue articolazioni territoriali, ovvero ATS e AST. E ASST. Per quanto riguarda le protezioni, quindi mascherine, occhiali, diciamo la protezione necessaria agli operatori sanitari, che era stato un altro dei punti, delle mancanze gravi che si sono verificate nella fase 1, come vi siete organizzati per la fase 2? Allora, noi nella fase 1 siamo andati sul mercato a vario titolo, anche un'EBA ha fatto la sua parte, perché siamo riusciti a coordinare degli acquisti condivisi utilizzando una piattaforma, ma abbiamo fatto una piccola scorta. Questa credo che sia un fenomeno trasversale positivo in tutte le strutture. Le scorte stanno finendo, di conseguenza bisogna ritornare sul mercato a rifare le scorte, che guardano un orizzonte di tempo immediatamente fino a Natale. L'apertura delle altre attività produttive sta mettendo in difficoltà le nostre scorte, perché i fornitori cominciano, per le leggi di mercato corrette, anche ad approvvigionare altri settori produttivi che non sia solo il sociosanitario o il sanitario. C'è un punto che fa ben sperare, che la riconversione industriale italiana in corso, soprattutto nell'ambito tessile, che potrà permettere, almeno speriamo nel breve tempo, di accedere a mercati di approvvigionamento nuovi a prezzi calmierati. A fianco di un'EBA si sono schierati anche ConfCop e ANFAS per arrivare ad una soluzione in tempi rapidi e al contempo trovare le risorse economiche che possano garantire alle RSA e RSD di fronteggiare la fase 2. Stiamo aspettando una convocazione. Nel frattempo abbiamo costituito una commissione economica, l'ATRE, che va ad indagare le perdite maturate pesantissime in questo periodo, a decorrere dal 20 di febbraio in poi, che ha l'obiettivo di andare a individuare delle forme di finanziamento di contribuzione a fondo per tutti i livelli, dal nazionale al regionale al locale, in modo tale che si può alleviare la perdita economica dell'RSA, oggi veramente importante.